Buongiorno a tutti e ben ritrovati all'appuntamento settimanale con TRG Notizie. Come di consueto daremo spazio all'editoriale di Don Arturo, che oggi ha per titolo Auguri Padre Santo. Seguirà la lettura del calendario liturgico, degli avvisi parrocchiali ed oratoriani. Vedremo poi lo spot informativo relativo ai restauri della nostra chiesa parrocchiale. Sarà poi la volta delle notizie e degli avvisi di pubblica utilità. E per chiudere, ieri, sabato 15, nei pressi della posta, si è tenuta l'inaugurazione del compattatore di lattine e bottiglie di plastica. Vittorio ha raccolto per noi le immagini dell'inaugurazione, che vi proponiamo al termine di questo notiziario. Buona visione! Cari amici, lunedì 17 dicembre Papa Francesco compie 82 anni. Vogliamo fargli gli auguri con tutto il cuore perché continua a svolgere il suo ministero guidato dalla grazia di Dio per il bene di tutto il popolo, non soltanto della Chiesa, ma dell'intera umanità. Oggi, a dire la verità, Francesco è rimasto uno dei pochi leader mondiali a mettere ancora al centro la pace, la giustizia, il bene comune e a richiamare i potenti della terra a fare altrettanto. E anche all'interno della Chiesa cattolica e non solo, il suo magistero incentrato su Gesù Cristo, sul suo Vangelo, è punto di riferimento sicuro. Non possiamo nasconderci, però, che per il Papa questo è stato un anno difficile. Benché egli lo abbia affrontato con serenità e con fiducia. E quanto consegue dalla fede nel Signore. Tanti sono stati gli attacchi contro la sua persona. Qualcuno all'interno della Chiesa addirittura ha chiesto le sue dimissioni. E non mancano accuse di ogni genere, spesso calunniose e in malafede. Ogni pontefice ha avuto i propri detrattori, ma avverto nei confronti di Francesco una cattiveria inedita. Per questo penso che il regalo più bello che possiamo fargli per il suo compleanno sia una preghiera speciale per lui, ancora più intensa. D'altra parte, egli lo chiede in ogni occasione, con semplicità e convinzione. All'Angelus Domenicale conclude sempre così il suo intervento, prima di augurare buon pranzo. Per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Perché la nostra preghiera per il Papa sia ancor più autentica ed efficace, dobbiamo saper vivere da veri cristiani. Perciò facciamo nostra l'invocazione che lo stesso Papa Francesco ha rivolto a Maria Immacolata lo scorso 8 dicembre. Ti chiediamo la forza di non rassegnarci, anzi, di fare ogni giorno ciascuno la propria parte per migliorare le cose, perché la cura di ognuno rende Roma e ogni nostro paese e città più bella e vivibile per tutti. E allora preghiamo la Vergine perché vegli su ciascuno di noi e non faccia mancare mai quello che Gesù ha chiesto nel suo testamento. Amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi. E proprio in segno della nostra risposta a questa fondamentale esigenza di vita cristiana, l'amore, proprio per un amore profondissimo e riconoscente verso Papa Francesco, chiediamo, Signore, copri con la tua protezione
il nostro Santo Padre, il Papa. Sì, la sua luce, la sua forza, la sua consolazione. Pace, bene e tanta serenità. Buona domenica e serena nuova settimana di Avvento a tutti. Oggi, alle ore 18:30, in chiesa parrocchiale, la Santa Messa in suffragio del defunto Lucini Carlino. Lunedì 17 dicembre, in oratorio, alle ore 6:30, l'ufficio di letture e lodi. Alle ore 8, la Santa Messa e ora terza, in suffragio dei defunti della famiglia Bossoni Vittorino, Ernesta, Elisa e Annibale, e il defunto Don Pietro Merigo. A Villa Giuseppina, alle ore 9:30, la Santa Messa. E in oratorio, alle ore 18:30, la Santa Messa, in suffragio dei defunti della famiglia San Filippo Luigi. Alle ore 21:15, la Commissione Famiglia al Centro Pastorale. Martedì 18 dicembre, in oratorio, alle ore 6:30, l'ufficio di lettura e lodi. Alle ore 8 la Santa Messa e ora terza, in suffragio dei defunti, Trioni Paolo, Alfano Antonia. Alle ore 18:30 la Santa Messa e Vespri, in suffragio della defunta, Milzani Emilia. Alle ore 20:30 in oratorio, preghiamo insieme, il Santo Rosario del Natale. E alle ore 21 la Santa Messa in oratorio per il rinnovamento nello Spirito. Mercoledì 19 dicembre, in oratorio, alle ore 6:30 l'ufficio di lettura e lodi. Alle ore 8 la Santa Messa e ora terza. E alle ore 18:30 la Santa Messa e i Vespri, in suffragio dei defunti, Tomasoni Antonio, Agnese e figli, Ardenghi Giovanni. Giovedì 20 dicembre, in oratorio, alle ore 6:30 l'ufficio di lettura e lodi. E alle ore 8 la Santa Messa. Alla casa di riposo, alle ore 16:30 la Santa Messa. In oratorio, alle ore 18:30, la Santa Messa, in suffragio dei defunti, Gogno Vittorio, Ari Maria, Bianchi Marisa e Tedeschi Renato. Venerdì 21 dicembre, in oratorio, alle ore 6:30, l'ufficio di letture e lodi, alle ore 8 la Santa Messa e alle ore 18:30 la Santa Messa, in suffragio dei defunti, Marco, Marta, Fabio, Luca, Pietro, Doninelli Mino e Bianchi Domenico. Sabato 22 dicembre, le sante confessioni, dalle ore 9 fino alle ore 11 e dalle ore 15 fino alle ore 19. Alla casa di riposo, la Santa Messa alle ore 16:30. In suffragio dei defunti, Angela Olini, Ronchetti Umberto, Nadia, Vilma, Giuseppina e Yvonne. In chiesa parrocchiale, alle ore 18:30 la Santa Messa, in suffragio dei defunti, Angelo, Esther e Eni, Piazzi Paolo e Tironi Isa. Maribel Gil de Avalle Bertanzetti. Domenica 23 dicembre, in chiesa parrocchiale, alle ore 8 la Santa Messa, in suffragio dei defunti, Marini Anselmo, Lorenzi Renzo e Andrea. In chiesa parrocchiale, alle ore 10 la Santa Messa, per la defunta Maggi Maddalena. E in chiesa parrocchiale, alle ore 18:30, la Santa Messa per il defunto Faglia Guglielmo. Ore 7:40, dal lunedì al venerdì, si tiene Buongiorno Gesù. Oggi, domenica 16 dicembre, dopo le sante messe, la benedizione dei Gesù bambini, con distribuzione del cielo di Natale, da accendere la notte santa sul davanzale di casa. Lunedì 17 dicembre, la distribuzione del nuovo redone, con la busta per l'offerta natalizia a favore dei restauri della chiesa parrocchiale. Mercoledì 19 dicembre alle ore 20:30, liturgia penitenziale e confessione in chiesa parrocchiale. Sabato 22 dicembre alle ore 17:15, ritiro per adolescenti giovani alla chiesa di San Girolamo. Domenica 23 dicembre, dopo la Santa Messa delle ore 10, la benedizione del presepio in oratorio. E alle ore 11 le prove per i chierichetti per il Santo Natale. Novena del Santo Natale, breve veglia di preghiera. La luce del mondo sta per nascere, andiamo in incontro con gioia. Domenica 16 alle ore 20:30 presso la chiesa di San Girolamo per la contrada Tredone. Lunedì 17 ore 20:30 Santuario Madonna dell'Incidella, contrada Incidella.
Martedì 18 alle ore 20:30 Santella della Madonna del Buon Consiglio, Contrada Croce. Mercoledì 19 alle ore 20:30 Liturgia penitenziale e confessione in chiesa parrocchiale. Giovedì 20, ore 20:30 Santella di San Benedetto, Contrada Oratorio e San Benedetto. Sabato 22 alle ore 20:30 Chiesa parrocchiale, Contrada del Centro Storico. Ognuno è invitato a partire da casa con un lume acceso, candela, lumino e cero. Per l'ultimo dell'anno in oratorio, informazioni e iscrizioni al bar. Vediamo ora lo spot informativo della nostra chiesa parrocchiale e a seguire un video riguardo il compattatore di bottiglie. La chiesa parrocchiale di Gottolengo è stata edificata sul sedime di una precedente chiesa, anticamente intitolata solo San Pietro. La posa della prima pietra del nuovo monumento avviene nel 1746 da parte del parroco Alberino Giovanni Battista, su disegno dell'architetto Giovan Battista Marchetti. La consacrazione fu impartita da Sua Eccellenza Monsignor Giovanni Nani il 10 novembre 1778. Nel 1964, a cura del parroco Don Francesco Vergine, venne effettuato il ripristino del manto di copertura e delle lattonerie esistenti. Successivamente, il restauro delle facciate, la sistemazione della torre campanaria, l'adeguamento normativo dell'impianto elettrico e la realizzazione dell'impianto di riscaldamento. Nel 2006, a cura del parroco Don Saverio Mori, venne eseguito un nuovo restauro della copertura in coppi del tetto, con installazione di sistema di allontanamento volatili. Nel 2011 il parroco Don Arturo Balduzzi, vista l'impellente necessità di restauro diffuso di tutto l'edificio, ha incaricato i tecnici ingegnere Alessandro Dancelli, in collaborazione con l'architetto Marzia Camozzi, di redigere il progetto di restauro e risanamento conservativo del monumento. Il primo stralcio dei lavori riguarda la riforma del pavimento interno, degli impianti di riscaldamento elettrico e audio e il restauro degli arredi lignei. Il secondo stralcio dei lavori concerne il restauro dei decori degli affreschi interni e delle vetrate. Il terzo stralcio dei lavori interessa l'adeguamento della copertura, il restauro facciate esterne del sagrato. Il quarto e ultimo stralcio spetta ai lavori di restauro delle tele pittoriche. Se è vero che ogni civiltà ha interpretato la percezione del vivere comune attraverso gli spazi urbani, si può affermare che con il cristianesimo gli edifici di culto diventano elementi predominanti, luoghi dove ancora oggi i fedeli si identificano e i non credenti riconoscono come ambienti, spazi, sistemi di relazione. La nostra chiesa è un valore inestimabile per la comunità, è luogo di fede e segno vivo della nostra storia e cultura. Prendersi cura della nostra chiesa è anche un modo per avvicinarci alla bellezza superiore a cui fa riferimento il Papa e anche il nostro Vescovo. Nulla ci può portare di più a contatto con la bellezza di Cristo che il mondo del bello creato dalla fede. I luoghi di culto sono capolavori architettonici sparsi nell'incontro con Dio, nella complicità di affreschi, pitture, sculture, musica e parola. Il Dio invisibile ha creato il mondo visibile e in mezzo ad esso l'uomo, dotato di capacità creatrice che genera un universo di segni con i quali è chiamato a proclamare la gloria di Dio. L'arte indica la via della contemplazione. L'artista è profeta e poeta che attraverso le sue opere muove e commuove i cuori, ma che talvolta ferisce come un dito nell'occhio per ridestare dall'indifferenza la nostra attenzione. Accogliamo la sfida di ridare la sicurezza e il volto più bello a questa autentica opera d'arte che tanti ci invidiano perché rappresenta quanto è nobile e profondo l'animo umano e quanti meravigliosi frutti di bellezza può generare la fede. Ogni bottiglia inserita un punto e ogni punto uno sconto per la spesa nei negozi convenzionati. La macchina Mangia Plastica funziona così, un sistema per incentivare la raccolta differenziata e premiare i cittadini più virtuosi e non solo. Ho stampato 30 punti
e con i 30 punti dal macellaio avrò uno sconto di 3 euro su 30 euro di spesa. Una fiorentina e delle salamelle, ho i punti ambiente. Ci sta a cuore la causa del riciclo e poi perché con questa iniziativa riusciamo a prendere clienti anche da altri paesi. Le famiglie risparmiano, i commercianti allargano la propria clientela e gli enti pubblici aumentano la percentuale di raccolta differenziata. Ecocompattatori come questo sono stati installati in molti comuni da nord a sud da un'azienda partner di Legambiente. A Flero, nel Bresciano, hanno deciso di piazzarlo davanti ad una scuola per sensibilizzare i bimbi ai temi ambientali. C'è stato un incremento di plastica raccolta perché molte persone che vengono da paesi limitrofi vengono a conferire qui e la cosa positiva è che poi usano gli sconti nelle nostre attività commerciali, quindi incrementano comunque il giro d'affari del nostro paese. Un sistema che funziona, dicono i commercianti, scontrini dei punti alla mano. Applichiamo 4 euro di sconto per ogni chilo di gelato per ogni 80 bottiglie riciclate. E questi sono tutti gli scontrini degli ultimi? Degli ultimi 3 mesi, in 3 mesi questi sono stati consegnati. Oggi mercatini di Natale in piazza 20 settembre. Potete trovare bancarelle di hobbisti, creativi commercianti. L'esibizione del circo Sterza con stand gastronomici, giochi e gonfiabili per bambini. Si terrà alle ore 14 il torneo di scacchi in biblioteca, castagne e vin brûlé a cura degli alpini di Gottolengo. La casa di Babbo Natale, canti natalizi a cura di Noris Zorzetti. Estrazione lotteria spesa fortunata e premiazione dell'addobbo natalizio migliore. Spettacolo clown magico Principe Paolino in Teatro Zanardelli alle ore 16.30. Un tuffo nel passato con la mostra Vita Contadina. Tutte le domeniche dal 2 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019 nelle sale di Villa Badia a Leno sarà possibile visitare la mostra Vita Contadina, tradizioni e mestieri della bassa bresciana del Novecento. Un viaggio ritroso nel tempo per rivivere la quotidianità della vita in cascina e riscoprire gli antichi mestieri di una volta. Sarà un ritorno alle nostre radici, dove le storie dei sacrifici, delle fatiche e dei semplici divertimenti di un passato non troppo antico saranno in grado di emozionarci e donarci tutto il loro sapore genuino e autentico. Un percorso nel mondo rurale della bassa bresciana, rivissuto attraverso fotografie d'epoca, ambientazioni con attrezzi d'epoca di cui ormai solo poche persone ne ricordano l'uso. L'ingresso alla mostra è gratuito. Per il gruppo Serate Rosa, dicembre 2018, venerdì 21, tombole tombolone, con ricchi premi offerti dai commercianti. Giovedì 27, aspettando il 2019, un brindisi insieme. Gli incontri si tengono a Gottolengo presso la sala riunioni in via Sandrini e Zaccarini alle ore 20.30. Auguri a Ornella e Battista, che oggi e martedì festeggiano i rispettivi compleanni, dai figli Simone e Vittorio, le nipoti Elena e Sara e il genero Giuseppe. E con questo è tutto. Vi lascio l'incontro di lunedì 9 dicembre tra comune, rappresentanti delle attività commerciali e ditta promotrice del compattatore di lattine e bottiglie di plastica. Vi auguro una buona domenica e una buona settimana.